Ciao amici e ciao carissime amiche, benvenute sul mio canale YouTube. Oggi preparo per voi un video testimonianza che va a rimarcare come l'effetto serra, quindi l'effetto dell'inquinamento dovuto alle attività umane, stia provocando lentamente ma in maniera inesorabile e progressiva dei cambiamenti anche nel comportamento delle piante. La pianta che ho preso in esame per questo video dorme fiorire nel periodo primaverile e invece quest'anno sta fiorendo già nel periodo di fine autunno, inizio inverno, con grandissimo, enorme anticipo rispetto alla tabella di marcia. Le piante sono tra gli organismi viventi quelle che riescono maggiormente a sentire, ad ascoltare i cambiamenti del clima. E quindi i parametri, ad esempio, come umidità e temperatura, sono sempre tenuti sotto controllo dalle piante. E quindi, quando una pianta modifica le sue abitudini di vita, è un chiaro indicatore del fatto che l'ambiente sta proprio andando a rotoli, quindi l'inquinamento sta dilagando e dobbiamo apporre subito dei rimedi. I rimedi potrebbero essere anche presi a livello individuale. Io, per esempio, mi reputo una goccia nell'oceano perché cerco di mettere in atto una serie di accorgimenti che possono limitare il mio impatto ambientale con appunto la natura e l'ambiente che mi circonda. E quindi vi invito tutti a riflettere sul vostro stile di vita, riflettiamo tutti quanti sul nostro stile di vita e cerchiamo anche per conto nostro di dare una piccola mano al nostro ambiente che tanto ci ama, ma che noi stiamo assolutamente gettando all'aria con questo inquinamento che si accumula sempre di più. Vi lascio al video, aspetto tanti commenti dopo il video e a prestissimo. Ciao! Ciao a tutti e bentrovati da Mr. Green. Oggi vi documento su il cambiamento climatico che negli ultimi anni si sta sempre più rafforzando e quindi a questo aumento di temperatura a cui stiamo assistendo sempre più frequentemente di recente. Quella che sto inquadrando adesso è una pianta di forsythia che dovrebbe fiorire nel mese di febbraio, in realtà adesso è in piena fioritura e ci troviamo invece in dicembre, quindi con un anticipo notevole rispetto alla data di fioritura. Le piante sono organismi che in seno alla natura rappresentano dei veri indicatori per quanto riguarda i cambiamenti di temperatura, di umidità, sono molto sensibili a questi parametri ambientali e rispondono con estrema velocità a cambi repentini. Questa pianta è già da 2-3 anni che fiorisce sempre prima, quest'anno addirittura con i primi di dicembre è già tutta in fioritura. Purtroppo l'effetto negativo, nefasto dell'utilizzo di carburanti fossili e quindi con l'emissione di gas serra nell'atmosfera, abbiamo un peggioramento della condizione ambientale non solo per le piante ma anche per gli animali e per l'uomo. Occorrerebbe rivedere un po' tutta l'impostazione delle nostre industrie, dei nostri mezzi di trasporto e rivedere anche a tantissimi aspetti della nostra vita che possiamo modificare, sui quali possiamo ancora intervenire. Questo è un video che va proprio a rimarcare come la natura stia indicandoci che la situazione è in peggioramento. E invito a tutti una presa di coscienza anche su scala individuale per apporre delle migliorie, dei cambiamenti anche nel modo in cui ci muoviamo, nel modo in cui acquistiamo, nel modo in cui consumiamo, per dare un piccolo contributo all'ambiente e alla natura. Con questo video e con questo sottofondo di amarezza che contraddistingue la mia voce oggi, vi ringrazio e vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale e a condividere questi miei video che sto girando per voi con i vostri amici. E da queste ultime immagini vi saluto e a presto.